Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera con voi vorrei leggere un salmo e aiutarvi a entrare nel significato profondo di questo salmo. Dunque, facciamo qualche premessa. La Sacra Scrittura è parola di Dio. Parola di Dio, questo Dio infinito, infinitamente onnipotente, infinitamente grande, più reale di tutto, questo Dio che ci ama infinitamente. Per questo ci parla il Signore. Ci parla perché ci ama. E il suo amore è un amore che ci attira al nostro vero bene. Ci attira verso Dio, verso il paradiso, verso la santità. Questo attirarci di Dio verso il paradiso, verso la santità, significa anche che Dio ci attira a camminare sulla via della croce. Perché, cari fratelli, non ci può essere vera santità senza croce? Allora, vedete, se noi, diciamo, seguiamo questa linea di pensiero, capiamo che il Signore ci parla, appunto perché ci ama, perché ci vuole santi, perché ci vuole il paradiso, quindi ci parla per farci camminare sulla via della croce dietro a Gesù. E la Sacra Scrittura quindi ci guida sulla via della croce. Vedete, questo a noi dà molto, normalmente dà fastidio, perché a causa della carne noi tendiamo non camminare sulla via della croce, ma a camminare sulla via della nostra comunità. Tendiamo a camminare non sulla via della santità, ma sulla via del peccato. Allora, cari fratelli, ecco, il Signore appunto ci guida sulla via della croce e noi dobbiamo imparare leggere la scrittura proprio in questo senso, cioè dobbiamo imparare a vedere come la scrittura ci guida sulla via della croce, ci spinge a pregare perché noi camminiamo sulla via della croce. Ecco, allora, fatta questa premessa, adesso facciamo diciamo, una specie di esegesi di un salmo. Oggi è domenica, ho appena letto il Salmo 117, leggiamo questo salmo. Lo interpretiamo proprio nella linea che ho detto. In fondo, vedete, i salmi, questi salmi ci presentano sempre Cristo al centro, no? La scrittura ha al centro Cristo. E la vita di Cristo in questo mondo è stata croce e martirio, come ci insegnano i dottori della Quindi la scrittura ci porta a seguire Cristo sulla via della croce, anche in questo senso, anche con questa linea di pensiero. Ci porta a seguire Cristo sulla via della croce. La scrittura ci guida sulla via della croce. Ecco, questo è molto importante, vedete, è una cosa fondamentale. Perché, vedete, noi facciamo tanta difficoltà a camminare sulla via della croce. Abbiamo bisogno di pregare tanto, di convincerci profondamente che dobbiamo seguire questa via della croce, che questa è la via buona per noi. E allora, ecco, vedete, questo Salmo 117 lo leggo e cerco di presentarvi questa interpretazione proprio nella linea di riflessione che vi ho presentato adesso. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Che cosa significa celebrare? Celebrare il Signore, ecco, cari fratelli, in profondità significa proprio questo che abbiamo detto, camminare sulla via della croce, farsi santi. Questo è celebrare il Signore.
questa parola della scrittura ci dice: fatti santo, cammina sulla via della croce. Dica a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Ecco, che cosa sta dicendo questo testo? Ancora, anche questo testo dice la stessa cosa. Dica a Israele, noi facciamo parte del vero Israele di Dio, facciamo parte del popolo di Dio, quindi, ecco, vedete, dica a Israele che egli è buono. Noi dobbiamo dire che Dio è buono, certo dobbiamo dirlo anche con le parole, ma dobbiamo, questo testo ci dice che dobbiamo, con questo dire, questo dire deve essere un dire non soltanto con le parole, ma con la vita. La tua vita deve dire che Egli è buono, lo deve dire come? Seguendo Cristo, come lo ha detto Cristo, sulla via della croce. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Casa di Aronne è casa sacerdotale. Ognuno di noi è sacerdote, no? Ognuno di noi è sacerdote. Dobbiamo cercare, come dico, dobbiamo, ecco, vedete, dire appunto che Dio è buono con la nostra vita, veramente, come ha fatto Cristo sulla via della croce. Anche questo è un testo. Lo dica chi teme Dio, eterna la sua misericordia. Ecco. Siamo chiamati a temere Dio e a vivere sulla via della croce. Temere Dio significa impegnarsi a camminare veramente sulla sua strada. Chi teme veramente santamente Dio cammina sulla via di Dio. E la via di Dio in questo mondo per noi è la via della croce. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Cari fratelli, anche questo testo dobbiamo interpretarlo in profondità, nella linea della croce. Nell'angoscia ho gridato al Signore e mi ha risposto, il Signore mi ha tratto in salvo. Che significa questo? Significa che, certamente significa che dobbiamo pregare nelle difficoltà. Dobbiamo pregare per camminare sulla via della croce. Nelle difficoltà, ecco, del cammino della croce dobbiamo pregare. Il Signore ci risponderà. Ci trarrà in salvo, che significa? Ci aiuterà a camminare sulla via della croce. La via della croce è via di salvezza. Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Ecco, il Signore è con me veramente quando cammino con Lui sulla via della santità, che è via della croce. Quando sono con il Signore, devo guardare le cose con profondità e vedere dietro anche a quello che mi attaccano, la permissione di Dio per il mio bene. Per il mio bene. Coloro che mi vogliono fare del male, nel momento in cui io voglio seguire Cristo sulla croce, sono in certo modo, sono persone che, anche se loro vogliono farmi del male, quindi loro evidentemente normalmente peccano, però per il fatto che io accetto queste sofferenze in Cristo, ecco, diciamo che io traggo vantaggio al loro male. Capite? In certo modo sono i miei benefattori spirituali, queste persone. Signore, con me mi aiuto, sfiderò i miei nemici. Guardate chi sono i veri nemici spirituali, i veri nemici nostri. I veri nemici nostri sono coloro che ci vogliono allontanare dalla via della croce. I nostri veri nemici sono coloro che ci vogliono allontanare dalla via della croce. Signore ci vuole portare sulla via della croce. Vedete, questo testo ci invita ad essere con il Signore sulla via della croce. La via della croce, il Signore ci aiuta e proprio, ecco, ci fa camminare sulla via della croce con forza, con decisione, vincendo i nostri nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare in Lui. Rifugiarsi nel Signore, cari fratelli, significa in profondità scegliere la croce. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ecco, scegliere la croce. Scegliere la croce. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Quando è che io vinco, cari fratelli? Quando è che io sconfiggo questi nemici? Qui, quali sono i nemici che mi circondano? Io vinco. Innanzitutto
sono i nemici spirituali che mi aiutano, che mi vogliono spingere fuori dalla via della croce, ma nel nome del Signore io li sconfiggo. Cioè, come li vinco camminando sulla via della croce. Mi hanno circondato, mi hanno cercato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Ugualmente, qui si parla della croce. Io sconfiggo coloro che mi vogliono male, vogliono allontanare dalla via della croce, proprio prendendo la croce, seguendo questa strada di santità. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa fra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Tante volte le tentazioni per andare fuori dalla via della croce sono intense, forti, ma il Signore ci dà la forza per vincere tutto, tutte le difficoltà, tutte le tentazioni. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Ecco, sulla via della croce ci sono quelli che ci spingono non soltanto per farci cadere a terra, ma per farci andare fuori dalla via della fede, fuori dalla via della santità, fuori dalla via della croce. Ma il Signore ci aiuta a rimanere sulla via della croce. Mia forza, mio canto, il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Il Signore che ci porta avanti sulla via della croce. Lui che ci fa... che ci fa giungere la salvezza camminando sulla via della croce. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. Chi sono i giusti veramente? Sono quelli che vivono in Cristo, che è il giusto per eccellenza. Sono quelli che lo seguono sulla via della croce. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore ci aiuta a camminare sulla via della croce. Ci aiuta a vincere i nostri nemici che cercano di deviarci sulla via della croce. E fa meraviglie. Si alza questa destra. Fa meraviglie. Proprio per tenerci sulla via della croce. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Ecco, non morirò in che senso, innanzitutto? Nel senso spirituale. Quando noi usciamo dalla via della croce, soprattutto quando usciamo gravemente da questa via, noi moriamo. Ecco, allora invece questo testo ci invita a rimanere sulla via della croce, che è la via della vita, per annunziare le opere del Signore non soltanto con la bocca, ma con la vita, la santità della vita. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ecco, vedete, il Signore ci mette alla prova su questa via della croce, ma ci aiuta a rimanere nella vita. Ci aiuta a rimanere nella vita, non ci aiuta ad andare nella morte spirituale. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. Che significa rendere grazie al Signore? Significa rendere grazie non soltanto con le parole, ma anche con la vita, camminando sulla via della croce. Anche questo testo ci spinge a entrare sulla via della croce. E le porte della giustizia sono proprio le porte che appunto le porte della giustizia in profondità sono proprio rappresentano il cammino sulla via della croce. Perché per essere giusti veramente bisogna camminare sulla via di Cristo. E allora questo è anche un invito, voglio camminare su questa strada. Apritemi le porte della giustizia, voglio camminare sulla via della giustizia. Fino in fondo, questa è la porta del Signore per impesa entro i giusti. Qual è la porta? È la via della croce, cari fratelli. La via della croce è la porta del Signore. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. Preghiamo, questo testo ci dice, pregate perché appunto possiate camminare sulla via della croce che viene la salvezza. E ringraziate il Signore con le parole ma anche con la vita perché vi vuole appunto portare su questa strada. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Vedete, questo è molto importante, no? Questo testo è stato preso proprio da Cristo per spiegare come lui è stato in certo modo scartato dai costruttori, cioè dai sommi sacerdoti, da molti anziani di Israele. Ma Dio, ecco, si è servito di Cristo per la salvezza del mondo. Un'opera meravigliosa. Vedete, quello che è scartato
agli occhi degli uomini è prezioso, è importante, diventa fondamentale per Dio. Gli uomini, facciamo un ragionamento anche più profondo, gli uomini tendono a scartare la croce, tendono a scartare il mistero della croce, metterlo da parte. Invece il Signore vuole che percorriamo questa strada di salvezza. Ed è un'opera di Dio questo, cioè appunto che Dio ha scelto di salvare gli uomini attraverso la croce. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci e risultiamo in esso. Il giorno della domenica che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lodare, ringraziare Dio, rallegrarci, esultare esteriormente, ma soprattutto con l'anima, unendoci profondamente alla croce di Cristo, perché quella è la via della santità. Santificare un giorno significa unirsi di più alla croce in quel giorno, essere più santi in quel giorno. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Ecco, questa salvezza e questa vittoria sono appunto, ecco, il cammino sulla via della croce. Signore, fammi camminare sulla via della croce. Fammi trionfare su questa strada, ecco, in questa strada sui miei nemici. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Chi viene nel nome del Signore, cari fratelli? Viene veramente in profondità nel nome del Signore, colui che vive nella croce e viene a portarci proprio, ecco, le parole di Dio per aiutarci a camminare sulla via della croce. Vi benediciamo dalla casa del Signore. La benedizione di Dio, cari fratelli, ci deve aiutare a camminare sulla via della croce. Dio, il Signore, è nostra luce. Ecco, il Signore è nostra luce. Il Signore ci illumina attraverso la parola di Dio. Perché? Perché possiamo camminare sulla via della croce. Questo è molto importante, cari fratelli. Il Signore ci illumina, noi siamo ciechi, non conosciamo noi la via per salvarci. La via per salvarci è proprio una via che ci guida, ecco, nella croce, nella via della croce di Cristo. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. L'altare ci parla del sacrificio. L'altare ci parla del sacrificio. La nostra vita deve essere un sacrificio in unione con Cristo. Allora impegniamoci a camminare in questo sacrificio, immergiamoci in questo sacrificio. La nostra vita deve essere una liturgia, ma una liturgia che ci unisce a Cristo crocifisso. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Come? Rendiamo grazie in profondità a Dio, lo esaltiamo, vivendo sulla via della croce. Impegniamoci a camminare su questa via della croce. Celebrate il Signore perché è buono e eterno la sua misericordia. Ecco, abbiamo detto prima, celebrare il Signore significa unirsi alla passione di Cristo, nella santità. E questo fatto, che noi ci uniamo alla passione di Cristo, è un dono della misericordia di Dio. Camminare sulla via della croce significa accogliere la misericordia di Dio. Perché questa della croce è la via della salvezza. E la misericordia di Dio appunto ci salva, se noi apriamo il cuore alla volontà di Dio. Bene, concludiamo chiedendo alla Madonna che ci faccia e che interceda perché abbiamo da Dio proprio la sapienza della croce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.